ha ideato appunto qualche anno fa e che è diventato un premio itinerante importante, ogni anno si arricchisce sempre di più e quest'anno siamo molto lieti di ospitarlo qui nella nostra associazione San Lorenzello, un accordo che già da diversi anni, un accordo di collaborazione che abbiamo sottoscritto con l'associazione Alta Terra di Lavoro e che prevede nel corso dell'anno diversi incontri con la presentazione anche di volumi, ne abbiamo presentati almeno un paio di Fernando Riccardi, che è qui presente, che saluto, che è uno dei maggiori storici del periodo post-unitario e del periodo, e in particolare sul brigantaggio. Noi siamo molto lieti di affiancare, Claudio in questa sua, iniziativa, che è coraggiosa, nello stesso tempo e anche piena di impegno, perché immagino come me, insomma, ed altri che sono impegnati in associazioni di volontariato, i sacrifici che si fanno per portare avanti iniziative di questo tipo, dove non c'è interesse, non c'è personale, dove c'è solamente l'amore per il proprio territorio, per la storia e per preservare appunto la cultura e le tradizioni locali. Consentitemi anche di salutare. Abbiamo qui una gradita ospite oggi, la nipote di Rachela e Pasquale Cerza, che sono stati nel 1920 i donatori di quest'ala di Palazzo Massone, e che erano i discendenti di questa grande famiglia, i Massone, formata appunto da personaggi importantissimi, da giuristi. Un viceré del Regno delle Due Sicilie, un ambasciatore del Regno d'Italia, insomma, ha visto tanti protagonisti. Qui oggi abbiamo la nipote di Rachela Cerza, che noi salutiamo. Prima ha rivisto il palazzo, dove appunto ci sono i ritratti anche di suo zio e di sua zia. E benvenuta a San Lorenzello, e a lei e al suo marito. Grazie. E così come voglio ringraziare i nostri due musici, tre Tre. musici anzi, tre, dell'associazione Musicanti. Musicante, così si chiamava e così si chiamano. Loro non è la prima volta che vengono qui, anche con loro vorremmo iniziare un rapporto di collaborazione. Parlavamo prima, immaginavamo una sorta di festival della musica popolare e folcloristica. Con le musiche appunto della Del regno. tradizione nel regno, e quindi magari poi dopo ci rivedremo per questa iniziativa. Io penso che vogliamo presentare dove ci troviamo. Questo abbiamo detto, dalla famiglia Massone. Questo è un palazzo del 1600. Questa è l'ala pubblica, perché appartiene dal 1920, come dicevo, a Pasquale Rachela Cerza, appartiene ad una fondazione che ospita la nostra associazione, ospita una biblioteca, ospita tutte queste iniziative in questi spazi, qui e il piano di sopra, dove spesso appunto avvengono incontri di natura culturale, anche di natura enogastronomica, perché ci vuole anche quello, incontri musicali, incontri letterari, incontri teatrali, insomma, qua si fa un po' di tutto. E quindi San Lorenzello è un paese di 2200 abitanti, ma come diceva il sindaco, siamo di cura, ecco, come quel popolo, come sta nel DNA del popolo sannita. Il Sannio è stato sempre formato da una popolazione, dalle caratteristiche appunto del cuore, dell'accoglienza, della unità, e anche Diamo. se abbiamo sconfitto i romani, quindi ci possiamo anche vantare di questo. Allora, grazie ancora di tutto, andiamo avanti con